Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Hey, ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ho preso un filo perché così faccio giocare Nala mentre noi facciamo la challenge. Siccome i miei video non sono interessanti, vero Mirko? Vieni Nala. Allora, ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nostro secondo canale La coppia che scoppia vlog. Sigla. Video siamo in quattro, io, Mirko, Nala e Jimmy, il mio brufolo. Sono pronta a iniziare, spiegherò che cosa faremo in questo video. Praticamente in questo video io farò 10 domande a Mirko e Mirko mi dovrà rispondere. Chi è che se la ricorda, Nala? Ciao! Allora, il tuo piccolo bambino! Lasciate un like per Nala. Non ti vuole, Mirko, non vedi? Nala, mi stai mettendo le zampe in bocca. Quelle zampe le hai usate per sotterrare la tua merda. Dai! Allora, sei pronto? Sì. Premetto che sono domande un po' personali, un po' imbarazzanti, un po' intime, un po' di cultura generale, dipende. Mirko, la prima domanda è: ti è mai piaciuta una tua insegnante? E ti devo dire sì o no? Mi devi dire e raccontare nel caso in cui sia un sì. Allora, no, non mi è mai piaciuta una mia insegnante perché avevo soltanto vecchie. Avevo solo vecchie. Era carina, magari, guarda, forse quella d'inglese alle superiori, ma carina si fa per dire. Ah, carina, perché com'era? Era vecchia? Anche lei. Intanto potete vedere Nala come... Intanto vedete che mentre Mirko risponde alle domande fa giocare il gatto, eh? Nala, guarda come si diverte. Chi ti piace di più in Toy Story? Woody o Buzz? Partiamo dal presupposto che Toy Story non è un cartone che mi fa impazzire. A me faceva troppo impazzire. L'ho visto una volta quando avevo 12 anni, quindi... Ah ok, non li hai visti tutti e quattro? No, ne ho visti solo tre. L'ultimo non l'ho visto. E poi, no, non sono un patito che... Chi è Buzz? Quello lì pupazzo? Verso l'infinito e oltre! Verso l'infinito e oltre! Dai, mi sta più simpatico Buzz. Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Però in realtà nel secondo film mi piace di più Woody perché si innamora della cosa. Ah, quando ci sono storie d'amore, mamma mia. Oh, mi sta graffiando a me però. Se potessi avere qualsiasi superpotere, quale sarebbe? Ah, che bella sta domanda. E perché? Bellissima questa domanda. Allora, se potessi avere qualche superpotere, io, per esempio, io vorrei avere la vita eterna come superpotere, che ha dei pro e dei contro. I pro è che ovviamente non muori mai, però... Quello non so se è un superpotere, avere la vita eterna. Ah no, allora, superpotere potrei scegliere quello di volare. Cavolo, chi è che non vorrebbe volare? Poi un altro superpotere bellissimo è quello di essere invisibile. Mamma mia, sì. È bellissimo, cioè sì, essere invisibile. Però in realtà sai che a me imbarazzerebbe essere invisibile. Perché? Perché magari mi trovo in delle situazioni dove ovviamente la gente non mi vede e assisto a delle cose imbarazzanti e mi vergognerei. Tipo? Però magari metti che qualcuno parla male di me. È vero. Io mi imbarazzo a sentire gente che parla male di me, anche se comunque mi servirebbe perché poi mi allontano da quelle, esatto, persone. Però mi imbarazzerebbe da morire. Quindi no, diciamo invisibile no. Un altro superpotere fighissimo sarebbe quello di leggere nella mente delle persone. A mio modestissimo parere il migliore rimane sempre quello di volare. Ma secondo te il teletrasporto è un superpotere, vale? Ah, anche quello sarebbe figo. Quello mi piacerebbe. No, quello è meglio di volare, perché quello là... Sì, perché puoi andare ovunque. Puoi andare a New York, ti tocco. Oppure dobbiamo fare le riprese, noi siamo distanti 25 km. No, è una cavolata, siamo una cavolata. Però senza macchina, così solo con la mente... Teletrasporto e tanta roba. Cioè, sarebbe stupendo, sì, secondo me. Comunque, scrivete anche voi nei commenti qual è, oppure se non è tra questi che abbiamo nominato, ditelo voi, indovinate, cioè inventatene uno voi di superpotere, tipo parlare con i gatti. Che cavolo di superpotere? Conoscere il gattese, tipo Harry Potter che sapeva il serpentese. Però volare è bello. Sì, volare è bello. Ma andiamo avanti. Molto bello. Bello sto video, mi piace. Sapresti nominare il secondo presidente degli Stati Uniti? Il secondo della storia? Della storia. E chi se lo ricorda? Bush, non me lo ricorderò mai. Chi? No, il secondo non me lo ricorderò mai. Io non mi Clinton, ricordo chi è? Scusate l'ignoranza, ma io non me li ricordo. Non è che non lo so. L'ho studiato, però non me lo ricordo più. Non mi ricordo manco. Andiamo a vedere. Partendo dall'ultimo è Trump, Obama. E Bush. No, poi c'è Bush, mi sembra. Aspetta, secondo. Aspettate che mi chiama Livia. Livia? Ciao Livia. Ok, non suonare, ti vengo ad aprire. Aspetta, Vieni qua, dove credi di andare, brutto? Stronzettina. Aspetta. Spegna baba bici baba tiki boom suegnala uegnala. Ma quanto sei bella. Tu sei fortunata ad avere un padrone bello, intelligente, solare, simpatico, umile, generoso, fantastico come me.
Sì, proprio fortunato. Alice, mi stai per caso vedendo parlare con il gatto? E John Adams. Ma famosissimo John Adams. Non gioca quello che gioca nel Chelsea, John Adams. Dai, mi hai fatti fuori. E tu lo sapevi? No, io però lo ammetto che non lo sapevo, scusa. Allora dimmi quello che c'è prima di Obama. Presidente, voi lo sapete? Non prima di Obama, no. Metti la classifica. Il primo è stato George Washington, vero? Mamma mia, che ignoranza in questo video. Capito, ma noi non siamo negli USA. A parte che non lo sappiamo neanche in Italia. Prima Presidente di Mattarella chi c'è? Napolitano. Dai. Domanda successiva. Vai, un po' l'ansia. Qual è la cosa che ti piace di più di me? Ma lei ha fatto queste domande. Sapete, no, sono in te. Sapete perché? Perché vuole sentirsi dei complimenti. No, non è per te, aspetta. Allora mi piace... No, dai, guarda, devi essere sincero. Di carattere, cosa mi piace più di te? Caratterialmente che sei buona. Sei molto buona, okay. Molto più buona di me. Anche perché se lo dici? Va, perché io sono... Perché lo dici? Perché... Mi interessa. Perché tu, non con me soltanto, ma anche con le persone, sei sempre brava, gentile, disponibile, troppo sensibile, ti prendi tante di quelle inculate. Esatto. Questa secondo me è la parte migliore di te. Ok, qual è... poi ti potrei dire 250 difetti se vuoi. Se aspetti. Me l'hai fatta. Se aspetti. Qual è la cosa che odi di più di me? La cosa che odio di più di te, aspetta che sono tante, devo decidere quale. Che stronzo, anche io ne avrei dei difetti a parlare da dire di te. Sapete cosa odio di Alice, ma veramente tanto, è che lei non riesce ad accettare quando sbaglia. No, mi dà fastidio. Quando una persona le fa notare, Alice guarda che stai sbagliando, ma poi anche con una certa educazione, con una calma, Alice guarda che sbagli. Beh, più o meno. Lei non riesce mai ad accettare l'errore, sia in ambito lavorativo che in ambito amoroso. Non ma riesce. Ma secondo voi è vero? Io non riesco ad accettare quando sbaglio. Vedete? Non riesce ad accettare che sbaglia. E mica sto sbagliando. Io da quel poco che mi conoscete io non accetto quando sbaglio. Guarda come si sta già infervorando. Non lo accetta, non lo accetta. Alice ha sempre Luca ragione. Secondo te? Luca secondo te? Esatto. Tu non sbagli mai. Esatto. Grande Lidia, perché siamo donne. Viva le donne. Era più bella la domanda prima comunque. E beh, chissà come mai. Qual è stata la tua prima impressione su di me? L'ho detto anche in un altro video. Vediamo chi se lo ricorda. Appena l'ho visto ho detto che figa. Perché io conoscevo la sorella. Devo dire una cosa, ho subito detto che era figa, però mi stava sul culo. Perché quando si è presentata... Non è vera questa cosa, lui continua a dire questa cosa ma non è vera. È la verità. Lei dice sempre di no, ma è la verità. Perché non è vero. Quando si è presentata a me, ha detto piacere, io sono la sorella, quella bella. Non mi permetterei mai, sono una persona umile, quindi non capisco perché l'ha dire detto, questo. Vabbè, detto. Dai, sì. Come sì. Se fosse ieri, me lo ricordo. Ok, dai, sì. Okay. Bella, però antipatica. E poi in realtà si è rivelato non esserlo antipatica. Quale profumo ti ricorda me? Che io, a me le caramelle, per esempio, tu mi ricordi il profumo di caramelle? Ma lei non ha mai avuto un profumo. Partiamo dal presupposto che a me. Io puzzo! Cioè, io puzzo! No, no, ma tu dici il profumo quello lì che no, spruzzi? No, il profumo tipo a me ricordi le caramelle. Della tua pelle. Tipo, io se sento odore di caramelle mi viene in mente te. Perché sono dolce come una caramella. O perché quando gioco a calcio scarto le persone come si scartano le caramelle. A me non piacciono i profumi, quelli da spruzzare. Mi piace più sentire l'odore della pelle. Lei ha un odore buonissimo della pelle, solo che purtroppo non glielo sento quasi mai perché si riempie o di non è vero che mi riempie fondotinta. Guarda qua, faccio così e c'ho la mano marrone. Sì, ma non hai risposto alla domanda. Ma amore, non lo so, devo dirti un gusto. Che ne so, lavanda, vaniglia. Non so neanche che gusto sia. Ok, questa l'hai ciccata, Mirko. Vabbè. Alice profuma di profumo. Ma vai, va. Profumi di profumo. Al mamma o papà, a chi vorresti assomigliare di più? Caratterialmente o esteticamente? Esteticamente mio padre, perché non voglio essere una donna. È palesemente caratterialmente la domanda. Caratterialmente voglio assomigliare per molti aspetti a mia madre, ma per molti altri a mio padre. E devi dare una percentuale, mi. Ti dico solo mia madre, perché nel mio lavoro devo conoscere tante persone, non posso litigare con tutti. Ok, l'ultima è bella, secondo me. Se un giorno avessimo bambini, qual è il carattere di personalità che vorresti passare a loro? Tutti i miei, giuro. E di miei qual è che passeresti? Nessuno, no, giuro, nessuno. Di miei nessuno? La bontà, come ti ho detto e prima. Basta? E basta, tutti i miei. Devono essere svegli come me, devono essere bravi come me svegli nel lavoro. Devono essere tutti come me. Però devono essere buoni come lei. E quindi un po' va in contrasto. Cioè, quindi praticamente una mia e tutte tue. Sì. Ma tu c'hai un carattere di merda, ma cosa dici? Io sono bravo con chi è bravo con me. Non sono totalmente d'accordo, io non sono bravo con te io. Ma non sempre, a volte sono stronzo. Però io sono stronzo quando tu sei stronza. Vabbè, sono più le volte che sei stronzo tu. Vabbè, lo facciamo decidere a loro nei commenti. E loro non lo sanno come siamo veramente nella vita. Da grande. Quello che vedono, vabbè, tanto noi nei video siamo come nella vita. Pensa no. Che quando ci fermano le persone ci dicono: ma voi veramente siete come nei video? Cioè, sono avete visto comando. La mia faccia? Lei comanda purtroppo. Voi, le domande sono finite comunque. Anche per farvi capire, io prima stavo scrivendo un video e lei ha detto: Mirko, vieni qua a fare questo video che è inventato da lei. Va bene. Esiste solo nel nostro canale sto video. Sì, questo video la sua ragazza fa le domande al ragazzo, non esiste. No, non l'ha inventato lei, ha voluto girarlo adesso e mi ha interrotto. Allora.
perché dobbiamo metterci a litigare adesso in mezzo? Così vedono come siamo veramente. Il video di oggi finisce qui. Alice mi ha abbastanza messo sotto tortura con queste domande. Tanto poi facciamo la seconda parte. Scrivete nei commenti se volete la seconda parte, dove io faccio delle domande. Esatto, a lei. Che ma ti metto io qui. Io però te le faccio più piccanti io le domande. Piccanti in che senso? Ci metti il peperoncino? No, mentre te le faccio, ti verso il peperoncino in testa. Comunque, scrivete nei commenti secondo voi tra di noi chi è più simpatico nella coppia. So già che scriverete tutti Alice, quindi. Ma perché non male, sono la più simpatica. E io me ne vado da Nala. Ciao, falla tu la chiusura. Ciao ragazzi, ciao. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa del che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroe. La coppia che scoppia è un'esplosione. Kirk ed Alice dentro il nostro cuore.